Martedì di Pasqua. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed esse le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Sorelle e fratelli carissimi, abbiamo ascoltato un'altra pagina meravigliosa che riguarda sempre l'argomento della risurrezione. Gesù si mostra a Maria di Magdala, a Maria Maddalena, e questa donna che ama veramente, perché Gesù l'ha amata, l'ha perdonata, ha reso il suo cuore vergine. Questa donna non riesce a conoscere Cristo perché a volte la sofferenza, il dolore, impedisce di guardare non solo con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dell'anima, dello spirito, ciò che ci sta davanti. In realtà Gesù si rivela a questa donna perché vuole fare di questa donna una grande apostola, annunciare la risurrezione di Cristo. E infatti, quando Gesù la chiama per nome, e questo è importante, essere chiamati per nome significa che c'è quella conoscenza stupenda della persona. E Gesù, chiamandoci per nome, significa che ci conosce bene e ci conosce più di quanto noi possiamo immaginare e sperare. Maria, quindi, appena si sente chiamata dal Maestro, esulta di gioia e Gesù le dà questo comando, questa missione, che poi in fondo è la missione di ogni cristiano, di ogni battezzato, quello di andare ovunque per annunciare la risurrezione di Cristo, cioè che Cristo è risorto e che noi dobbiamo vivere e camminare nel suo amore, vivere, camminare e sperare nella sua luce, vivere e camminare da persone ormai risorte e rinnovate. Dice Gesù: «Va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Cosa fa Maria di Magdala? Va ad annunciare ciò che ha visto, ciò che ha visto, ciò che ha toccato con mano. E allora, carissimi, se questa donna, se questa Maria di Magdala passa dal vivere al sopravvivere, significa che dobbiamo vivere sopra, cioè
vivere oltre questa realtà che ci devasta. Sopravvivere infatti significa questo, vivere sopra, andare sopra la realtà di dolore e di sofferenza, perché al di sopra di tutto questo c'è la gioia, c'è la vittoria, c'è la gloria di aver incontrato Cristo e di seguirlo, diventando sempre più suoi fedeli discepoli, ma anche apostoli. Dice Papa Francesco, piangere è frutto di tutto, del bene, dei nostri peccati, delle grazie, della gioia pure, piangere di gioia. Il Signore vi dia la gioia e la pace del cuore, la gioia della sua risurrezione. Buona giornata, Dio vi benedica. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in Lui. Rendete grazie al Signore, perché Egli è buono, il suo amore è per sempre. Lo dica sempre Israele, il suo amore è per sempre, non cesserà mai. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in Lui. Ecco la destra di Dio, ha fatto prodezze, si è mossa per noi. Conserverò la mia vita per annunciare la gloria di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in Lui. La pietra messa da parte è divenuta la pietra angolare. Questo ha fatto il Signore, un grande prodigio. Giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in Lui. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in Lui.